Nona stazione. Maria è presente alla crocifissione e alla morte del figlio. Stavano presso la croce di Gesù e sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa, e Maria di Magdala. Gesù allora disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Gesù chiama la madre con l'appellativo donna. Maria è una persona singola che rappresenta una totalità, la Chiesa. La Madonna non viene menzionata per nome, ma quale madre? Maria rappresenta la Chiesa che è madre. Anche il discepolo non è indicato per nome, bensì come il discepolo che Gesù amava. Pure lui ha il ruolo di una persona singola, rappresentativa di un tutto, l'insieme dei veri discepoli, e quindi precisamente ancora la Chiesa quale figlio. L'ultimo atto di Gesù prima di morire è stato diffondere la comunità cristiana nelle persone della madre e del discepolo amato. Dal Golgota nasce la Chiesa nella sua doppia qualità di figlia e madre. Madre perché figlia, feconda perché interamente derivata da Cristo. Gesù diventa Eucaristia e da essa nasce la Chiesa. L'Eucaristia fa la Chiesa, o come diceva Papa Giovanni Paolo II, la Chiesa è dall'Eucaristia. Dunque, tenerezza di Gesù per la mamma, certo, tanto più impressionante quanto più tragico è il momento della sua espressione. È tanto più toccante quando si pensa che è la sua stessa tenerezza che egli nutre per noi. È manifestazione della intensità dei vincoli di legami tra la Chiesa e Maria ai singoli credenti e i singoli credenti alla Chiesa e a Maria. Oh Dio, che nel tuo misterioso disegno di salvezza hai voluto continuare la passione del tuo figlio nelle membra piegate del tuo corpo, che è la Chiesa, fa che, uniti alla madre addolorata ai piedi della croce, impariamo a riconoscere e servire con amore premuroso il Cristo, sofferente nei fratelli. Santa Maria,